oppure come dire, c'è il rischio concreto che in qualche modo la Lega decida di tenere in vita a livello di punteggio il Pisa, non bloccando le restanti squadre? Ma tanto ormai, tanto secondo me è inutile nascondersi dietro a un dito, ormai la regolarità del campionato è andata, ecco, esatto. Irrimediabilmente compromessa, direi. Penso che comunque vada in un verso o nell'altro, il Pisa è destinato alla Lega Pro. Quello mi nel sembra migliore dei casi, nel migliore dei casi, nel peggiore, mi vuole dirlo per i toscani contro cui non ho nulla in contro. No, che però, se posso permettermi, non si stanno neanche rendendo simpatici al resto delle piazze di Serie B, tra cui in particolare quelle che lottano per la salvezza sul campo, non per colpa loro ovviamente, quanto per colpa del gruppo che appunto possiede il Pisa, un atteggiamento che non condivido, soprattutto su questi social che per tanti punti di vista sono anche un po', come dire, deleteri, è quello dei tifosi pisani che chiedono, come dire, alle varie tifoserie e ai vari supporter italiani di barricarsi dietro la causa del Pisa, mentre io ho visto fallire una serie di società, ho visto una serie di situazioni di gestione, quantomeno i primissimi anni longarini, societarie che non hanno ricevuto la minima solidarietà, anzi nel nostro caso anche qualche striscione contro. Quindi questo mi sembra un po' esagerato, visto e considerato che il Pisa sta giocando una Serie B a scrocco praticamente, difesa da un potere forte. Non troviamo noi una connessione, non abbiamo neanche le, come dire, basi per poter abbozzare neanche delle illazioni, però il dato di fatto è che questa era una squadra che non doveva iscriversi al campionato. Ti rispondo e poi ti lascio appunto replicare. Hai detto diritti TV, è vero, ma si giocano 42 partite di campionato, anche se in Serie B ci rimane il Livorno o il Foggia. Il problema è a monte, una società